sto guidando su una strada sterrata con un Audi A1. Questo non è perché mi sono perso, ma perché sono alla guida della nuova Audi A1 City Carver, che pur avendo lo stesso telaio e la stessa base della vettura utilitaria di casa Audi, ha un assetto rialzato e un look più speciale. Si vede a colpo d'occhio che la 1 City Carver non è una semplice Audi A1, un po' per la calandra ottagonale, il cosiddetto single frame, molto più ampio dai passaruota con la cornice nera, l'assetto rialzato che nello specifico è rialzato di 5 cm rispetto all'Audi A1 standard, 3,5 dovuti alle sospensioni e 1,5 cm dovuti alla spalla più alta della gomma. È vero, un po' più alta, si ha una visuale migliore sulla strada, ma di poco. Diciamo, quello che basta comunque per essere apprezzato da chi cerca un'auto un po' più suvvizzata, ecco. Si chiama City Carver perché non appartiene esattamente alla famiglia 4 o alla famiglia Road, che sono un po' più impuntate su un uso fuoristradistico, anche perché l'Audi A1 City Carver è disponibile solo con la trazione anteriore, quindi no trazione 4x4, infatti non è pensata per fare fuoristrada, vero? È pensata più che altro per chi ama la seduta alta e per chi comunque va in campagna, va fuori porta, ma non è che deve affrontare proprio terreni tortuosi. E poi troviamo le stesse motorizzazioni e gli stessi interni che troviamo sull'Audi. Ecco, pur avendo un assetto rialzato, la macchina si guida bene su strada, ha un assetto comunque piatto, non per questo rolla, assorbe bene le buche, ma comunque è un'auto fatta per guidare su strada. La versione che sto provando è la 30 TFSI, quella col 1000 3 cilindri turbo da 116 cavalli e 200 Nm di coppia. Volendo c'è anche il 1000 da 95 cavalli e presto arriverà anche il 1500 4 cilindri turbo da 150 cavalli con tecnologia cylinder on demand che disattiva i cilindri. Quindi niente diesel, le motorizzazioni sono le stesse che troviamo sull'Audi A1 e devo dire che questo 3 cilindri è un motore brillante, soprattutto col cambio Citroen a 7 rapporti si riesce a sfruttare sempre bene la coppia di 200 Nm e ha veramente poco ritardo nella risposta e vibra poco per essere un 3 cilindri, ha una bella spinta fin dai bassi regimi. Insomma, non è un motore che fa rimpiangere un 4 cilindri di cilindrata superiore, ecco, ma questo lo sapevamo già. Lo sterzo è sempre preciso, leggero e distaccato, ma preciso, ecco, questo sicuramente si apprezza di più in città, ma anche tra le curve, devo ammettere, a meno che non state veramente guidando come in una tappa speciale del rally, è uno sterzo che non delude. Oggi non abbiamo proprio l'opportunità di testare i suoi consumi, ma diciamo che sull'Audi A1, che praticamente è la stessa macchina per quanto riguarda peso e dimensioni, si riuscivano a percorrere i 16-17 km con un litro nel misto, quindi molto bene. Passiamo agli interni. Ecco, gli interni sono copia e incolla di quelli dell'Audi A1 e non è una critica, è davvero un bel posto in cui stare. I materiali sono belli da toccare, mega schermi, ecco, questa si fregia di essere nativa digitale come l'Audi A1, quindi abbiamo uno schermo da 10,25 pollici per la strumentazione digitale, che volendo può essere anche virtual cockpit configurabile, ma comunque di serie su tutte le versioni è digitale, e poi uno schermo del sistema di infotainment che di base è 8,8 pollici, questo è il 10,1. È un'auto costruita molto bene, anche più colorata delle altre Audi, soprattutto con queste tinte arancioni, con questo ambient light, queste linee blu che circondano tutta la plancia. Ma ecco, se proprio vogliamo farle una critica, la parte delle portiere è un po' durina e diciamo non rispecchia la stessa qualità di tutto il resto della plancia. Comunque qua le plastiche sono morbide, mi piace che sia tutto orientato verso il guidatore e mi piace questo design spigoloso e un po' futuristico. Capitolo spazio invece, dietro due adulti ci stanno, il quinto sta un po' scomodo ma comunque c'è spazio a sufficienza, e anche il bagagliaio da 335 litri soddisfa, anche perché a sedili abbattuti si arriva quasi a 1100 litri, 1090, quindi diciamo che siamo su un bagagliaio quasi da berlina del segmento C. Insomma, questa Audi A1 City Carver non vuole essere una vera SUV ed è per questo che non si chiama 4, non si chiama Road, ma vuole essere semplicemente un'utilitaria rialzata con l'assetto leggermente più morbido, ma neanche tanto perché in curva comunque è molto piatta, come dicevamo, ma che comunque ha il vantaggio di avere una visuale migliore sulla strada, di avere questa visuale rialzata, un accesso più facilitato
e comunque è in grado di passare sul disconnesso. Abbiamo affrontato anche dei tratti di sterrato leggero in modo molto più morbido, un po' per la spalla, un po' per l'assetto rialzato, comunque migliora leggermente del comfort. Arriviamo ai prezzi. Il prezzo di listino base dell'Audi A1 City Carver è di 23.950 euro nella versione 25 TFSI con 95 cavalli e cambio manuale. Per l'allestimento intermedio admired ci vogliono circa 900 euro in più, mentre la versione che stiamo guidando adesso da 115 cavalli col cambio S-Tronic a 7 rapporti viene 26.550 euro. Se vi è piaciuto il nostro video mettete like, iscrivetevi al nostro canale e soprattutto commentate qua sotto e fateci sapere cosa ne pensate di questa Audi A1 City Carver.